Allora, bentornati e benvenuto nel salotto di Effetto Notte a Eugenio Cappuccio, regista di Se sei così ti dico sì, appena buonasera. Arrivato in sala. Bentornato Eugenio nel nostro salotto, buonasera e bentornato a Fabio Morici, che tra i ragazzi del nostro club è il nostro appassionato di cinema italiano. Buonasera. Allora, Eugenio, insomma, fin qui abbiamo parlato di box office, il film è appena uscito in sala, ha incassato, se la regia ci manda in onda la grafica, 261.000 euro. E, insomma, facciamo in bocca al lupo anche al film per le prossime settimane, perché è un bel film ed è da andare a vedere assolutamente al cinema. Però la domanda è, questo ciclone bel l'ha definita Antonio Avati alla presentazione del film, ha un po' sofferto di questo ciclone Moretti o no? Questi due cicloni che si sono incontrati, beh, insomma, sarebbe bello se ci fosse il ciclone quello, ma non so, è difficile adesso esprimere un giudizio sui rapporti di incasso dei film, sai, comunque l'agone del weekend dove si incontrano vari film pretende anche proprio per sua natura un confronto, certo. E quindi se poi il confronto va bene o va male dipende da tante circostanze, però. Allora, restiamo sul film. Il film racconta che cosa? È la storia di un uomo, oso dire anche qui, messo di fronte a un bivio, che deve in qualche modo decidere se riproporsi a un grande pubblico oppure rimanere nel suo mondo, il mondo nel quale si è rifugiato dopo un successo clamoroso che non è più stato capace di ripetere. Esatto, perché lui è stato, diciamo, un cantante famoso, no, per una sola canzone, ha la possibilità di tornare ai migliori anni della nostra vita, incontra, no, questo ciclone Belen, dicevamo, questo personaggio del jet set. Allora, è un film molto divertente, prodotto dalla 2A di Pupi Avati, e secondo me ha anche un po' in qualche modo la Avati touch, senza nulla togliere alla tua cifra registica che poi conosciamo e apprezziamo, almeno da due punti di vista che probabilmente appartengono anche a te, il tema della nostalgia, perché c'è, ma anche della grande dignità di questi personaggi. Sei d'accordo o no, Eugenio? Sì, più che di nostalgia parlerei di crudezza nel presente di alcune circostanze nelle quali uno si trova a vivere suo malgrado, quindi è più che altro una nostalgia, ma più che nostalgia direi un vago rimpianto per le occasioni mancate. E poi però la prospettiva, andando avanti nella vicenda della vita e nel film, di ritrovare delle occasioni per riproporsi, per rifarcela. Allora, Sol Frizzi, grandissimo nel film, tra poco vedremo le clip, e devo dire che anche Belen se la cava e se la cava bene, insomma, al di là della fisicità, anche come attrice. Ecco, però la mia domanda è un'altra, noi ragioniamo sui meccanismi, no? Questo ce lo siamo chiesti anche quando abbiamo fatto la visita al set, insomma, alla fine della fiera, come si dice, questa scelta di Belen è stata una scelta utile rispetto al film, adesso come la vedi in questo momento? La considero la scelta migliore che è stata fatta su questo film, perché è ontologico. Belen, Talita Cortés entra in una tale sintonia che danno la verità, perché non... Questo ho cercato, ecco, senza tradire me la storia. Va bene. Senti, allora io direi che ce lo vediamo nel salotto di Effetto Notte. Eccolo qua, prego. Devo invitare il signor Cicalvi in un'importante trasmissione televisiva. Dove lo posso trovare? È anche la storia di una rivincita, è la storia di un'occasione, di un'altra occasione che la vita ti offre, è la storia di un personaggio che a quasi 60 anni ha saputo rimettersi in gioco e affrontare le proprie paure. Tu per me sei più grande. La gente ti deve rispettare di nuovo. Come no, a cantare io te il mare. Perché volevi cantare ancora Amami di più? Si può fare niente per questi capelli, nel senso che vorrei assomigliare a Piero Cicala. È riuscito a non farsi vincere dalla cattiveria, dal cinismo, dalla credine nei confronti di un mondo al quale avrebbe potuto rivendicare il fatto di essere caduto. Non lo ha fatto. Io te il mare non abbiamo bisogno di mare. Senz'altro una sfida, perché è il primo ruolo impegnato, diciamo, per me. Mi ha dato delle grosse soddisfazioni, perché comunque interpretare un personaggio così, così diverso, così intenso, così cinico, così esagerato, è stata una sfida. Di chi è? Che cosa? L'abito. Mio. No, lo stilista, intendo. Posso chiedere che cosa ci faceva Talita nella sua stanza? Possiamo parlare di una nuova fiamma italiana per la cattiva ragazza argentina? Sì, il mio nuovo boyfriend. Boyfriend? Hai detto boyfriend?
Vi siete divertiti tanto insieme, avete abbiamo fatto i matti. Tutto abbiamo fatto, tutto. Siamo pure limonati. Conferma Soffrizi, tutto, assolutamente. Devo dire, sottolineo insieme, perché questa è una cosa che mi piace molto, perché l'abbiamo fatto sinceramente, ci siamo presi per mano per raggiungere l'obiettivo di fare un bel film. E c'è anche una considerevole differenza d'età. La differenza di età non conta, vero, vero. Grazie Talita, se non ci fossi tu il nostro lavoro sarebbe di una noia mortale. Vorrei sapere insomma come ti stai vivendo tu questo momento. Sicuramente che questi ultimi passaggi lavorativi mi hanno dato mi stanno dando delle grosse soddisfazioni, comunque una liberazione, un po' come Cicala quando riuscì a cantare finalmente quella canzone. E io mi vedo molto in lui, perché comunque io finalmente sono riuscita a cantare quella canzone. Amami di più, che l'amore è un frutto che non sazia mai, è il mordere tu più dolce. Vieni in America con tu me. Tu amami di più.